Com'è duro constatare che, nonostante la crescita economica che il vostro Paese ha avuto negli ultimi decenni, sono i giovani a soffrire di più. Sono loro a risentire maggiormente della disoccupazione, che non solo provoca un futuro incerto, ma inoltre toglie ad essi la possibilità di sentirsi protagonisti della loro storia comune. E ai giovani che Papa Francesco nel suo viaggio in Africa si è rivolto nell'omelia pronunciata nella messa celebrata a Port-Louis, primo appuntamento nella visita a Mauritius. I nostri giovani sono la prima missione. Dobbiamo invitarli a trovare la loro felicità in Gesù, non in maniera ascetica o a distanza, ma imparando a dare loro un posto, conoscendo il loro linguaggio, ascoltando le loro storie, vivendo al loro fianco, facendo loro sentire che sono benedetti da Dio. Non lasciamoci rubare il volto giovane della Chiesa e della società. Non permettiamo ai mercanti di morte di rubare le primizie di questa terra. Quando sentiamo il minaccioso pronostico, siamo sempre di meno, ha proseguito il Papa. Dovremmo prima di tutto preoccuparci non della diminuzione di questa o quella forma di consacrazione nella Chiesa, ma piuttosto della carenza di uomini e donne che vogliono vivere la felicità facendo percorsi di santità, uomini e donne che facciano ardere il loro cuore con l'annuncio più bello e liberatore. Perché, ha sottolineato Papa Francesco, quando un giovane vede un progetto di vita cristiana realizzato con gioia, questo lo entusiasma, lo incoraggia e sente un desiderio che può esprimere in questo modo: voglio salire su quel monte delle beatitudini, voglio incontrare lo sguardo di Gesù e che Lui mi dica qual è il mio cammino di felicità. Preghiamo, cari fratelli e sorelle, per le nostre comunità, perché dando testimonianza della gioia della vita cristiana, vedano fiorire la vocazione alla santità nelle diverse forme di vita che lo Spirito ci propone.